Ciao a tutti gli amici di AudioFeder, siamo al chat di Mogol in compagnia di Stefano Pettirossi, che ringraziamo per l'ospitalità, ma con Luigi Bruti, Dexibel, perché qui al chat si presenta una bella novità, SX7, il nuovo modulo. Luigi, qualche dettaglio tecnico. Sì, definirlo modulo in effetti è un po' riduttivo, io lo definisco oltre il modulo sonoro. È a tutti gli effetti un vivo, quindi come tutti i prodotti della linea Vivo è a polifonia illimitata, 24 bit, 48 kHz, ma la novità assoluta è che ha un software rivoluzionario, un sistema operativo che noi abbiamo denominato Acquaviva, che ha diverse novità importanti. La prima, sul USB memory può ricevere dati MIDI direttamente collegandolo ad un'altra tastiera USB. Significa non c'è bisogno di avere un computer come intermediario di questa comunicazione. L'altra novità importantissima è che dalla computer port, quindi dall'uscita USB computer, lo strumento trasmette e riceve non solo dati MIDI ma anche audio digitale 24 bit 48 kHz. Cosa significa? Si può collegare il modulo direttamente ad un computer, lavorare con il MIDI, ma in contemporanea trasmettere e ricevere audio, quindi poter registrare in contemporanea audio e MIDI senza l'utilizzo di un'interfaccia audio. Abbiamo poi altre funzioni importanti come dei nuovi effettori, come la curva di dinamica con compressore ed espansore scegliibile per ogni timbro. Il tutto in un modulo di queste dimensioni che ha un gigabyte e mezzo di memoria completamente riconfigurabile, quindi possiamo parcheggiare i suoni come factory senza perderli, ma poter caricare nuovi suoni sia dalla libreria Dexibel che dallo standard sound font. Direi che la carne al fuoco è tanta, ma adesso chiederei a Stefano, visto che ha avuto la fortuna di provarlo qualche giorno in anteprima, la musicalità come suona? L'onore, no, a parte gli scherzi, è stato veramente veramente stimolante, diciamo, mi sono divertito veramente tanto, perché a prescindere dagli aspetti tecnici che ha illustrato adesso Luigi, i musicisti che ci ascoltano sanno benissimo che è importante avere sotto le proprie mani anche uno strumento che riesca a farti essere espressivo. Ci tengo a sottolineare molto questa cosa, che riguarda non solo il nuovo modulo SX7 ma anche i pianoforti Vivo. A differenza di tanti altri strumenti digitali, hanno questa caratteristica, cioè sono così realistici che se chiudi gli occhi ti sembra a tutti gli effetti di star suonare un vero pianoforte. Questo è molto importante, non riguarda soltanto i piani acustici. Io sono rimasto molto impressionato, possedendo l'originale, anche dai piani Fender. Sono di un realismo e di un'espressività incredibile. Nello specifico di questo modulo, che racchiude in sé queste caratteristiche sonore che sono importantissime, diciamo che è un apparato che ci semplifica di molto la vita, sia a casa, sia in studio, sia soprattutto in mobilità. Se io mi trovo in giro e devo completare un'idea, devo buttar giù delle cose per un arrangiamento, posso farlo senza dover stare a collegare il laptop alla scheda audio, la scheda audio al modulo, il modulo via MIDI alla tastiera, cioè diventerebbe abbastanza complicato. In questo modo, con un qualsiasi controller MIDI, tipo per esempio questo che abbiamo qua, molto piccolo e trasportabile, un cavo USB verso il modulo, un cavo USB verso il computer, tanto a noi musicisti è questo che interessa, no? E riesco a gestire il flusso MIDI ed audio in contemporanea. Questa cosa la trovo impagabile, non lo so, è veramente una feature molto 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 comoda. Io vi auguro di poterlo provare di persona quanto prima, rimarrete sicuramente colpiti, ci scommetto. E adesso Stefano ci propone anche un esempio, vero?
Esatto, abbiamo creato una piccolissima, un piccolissimo loop in stile funk su Logic Pro, ma potete usare qualsiasi altro tipo di digital audio workstation. E eccoci qua, questo è.